Eccoci qua, oggi siamo a Mestre, in provincia di Venezia, e andiamo a provare questa bellissima signorina che vedete davanti. Sono partito calmo perché sono emozionato di provare finalmente questo V85. Questa è una motoretta che ha 80 cavalli con 80 Nm. La moto non è pesantissima perché dichiarano 208 kg a secco. Questa moto va in piega da sola. Questa moto sterza da sola, ragazzi. Un bel motore senza effetto on off. Per capirci, il V7 c'ha effetto on off, qui invece non se ne sente. Wow, è un'astronave. Ma questa piega da sola. Madonna santa, ragazzi, ma si guida col pensiero. Oh, è velocissima, anche a cambiare direzione. Questo allestimento che vedete, che ha un colore bellissimo, un sabbia del deserto, è la Travel, include già i faretti davanti, le manopole riscaldate, le valigie e il coso sopra le valigie, come si chiama? Non include il bauletto, un bel motorino e frena anche bene. Si guida da sola sta moto, cazzo ragazzi, si guida da sola. Senti che bella spinta che c'ha! Senti, si sentono gli 80 cavalli, vengono su bene. Mi sembra di stare su un gabbiano. Adesso andiamo a cagare in testa a qualcuno. Si sta bene in sella, si può stare un po' più avanti, un po' più indietro. Io ovviamente ho delle dimensioni che sto bene un po' su tutte le moto, quindi non faccio testo. L'unica cosa che non mi piace, che è un dettaglio, ma è come hanno fatto questo manubrio. Il punto in cui si restringe non mi piace tanto, avrei preferito che si restringesse qui e facesse la transazione dove sale, ma sono ovviamente seghe mentali. La sella è un po' rigida, non è tenerissima. Per chi c'ha il culo delicato, può essere che lo senta sui lunghi viaggi. È un albatros sta moto, è un albatros con le ali da 6 metri. Senti come va. È tutta tenera sta moto, cambia tenero, le leve sono tenere, il motore viene su bello pastoso, ci piacciono sti motori qui. Il freno dietro funziona bene, affonda un bel po', ma frena. Gli ammortizzatori fanno loro, il mono funziona abbastanza bene. Frenata incisiva, non è neanche tanto spugnosa. Questa c'ha diverse mappe, noi siamo sulla mappa strada, quindi quella normale, diciamo. Questa moto si guida da sola, fa tutto lei. Tu pensi e lei va. A volte va anche troppo. È bella reattiva. Si può guidare secondo me sia sbattendola che andandoci tondi. Parte bene, ovviamente mi segnala la cambiata. Questo è il cupolino maggiorato di serie su questo allestimento. Protegge abbastanza. Io, avendo il casco aperto, mi devo sempre abbassare un pochino per trarne profitto. Ma ovviamente con un casco integrale il problema non si pone. La sella è un po' rigida. Dopo aver provato il TRK, che era un salotto su due ruote, lo sento di più questo dettaglio. Se tenuto su di giri, il motore ha qualche vibrazione, ma come sempre da carattere. È bella alta, ci piace guardare il mondo dall'alto. Il sound è normale, non grida il miracolo, però non è neanche come quello di serie del V7, che è proprio una frullina. Il cambio è bello rumoroso anche qui. Ci piace questo motore, è bello bello pastoso. Allora, dicono che ha un vuoto tipo verso i 3000 giri, non me ne sto rendendo conto. No, la sensazione è che questi 80 Nm di coppia siano distribuiti bene. Ce n'è per divertirsi tra i passi alpini. Ed eccola qui in tutta la sua bellezza. Guardate che elegante questa colorazione sabbia, che ricorda un po' i viaggi, no? Guardate che bella da
da davanti, con questi occhioni, con questo becco. Io sono innamorato di questa moto qua, dovrebbe essere il nostro GS italiano. Si fa guidare molto bene, si fa voler bene, non è esagitata di motore, ma non è neanche morta, ha una bella spinta. Ti viene voglia di far curve con questa moto qua, e a me piace molto esteticamente, è uno spettacolo, è spettacolare. Avete sentito il canto dell'aquila? Che rilassante guidare questa moto, è proprio rilassante. Sto immaginando sempre i 50 anni su questa moto come possano essere. Sono un po' più sportivi, un po' più maschi. Io sono affascinato dalle linee di questa moto, l'hanno fatta proprio bella. Sono riusciti a prendere delle linee del passato e raccordarle con una moto attuale, che è un po' un processo di design che per fortuna adesso sta tornando in voga. Quella scia che ha lasciato la Mini e poi la 500, e che adesso anche il mondo delle moto sta ripercorrendo, la Suzuki con il Katana, con il V-Strom e ovviamente la Guzzi, che è una paladina in questo, col V7, riprendendo le linee storiche. È una operazione che a me piace molto, perché dà carattere alle moto, le rende uniche, le rende belle, perché avere moto tutte uguali, che gusto c'è? Non è bello. Vedete, io tocco con le punte proprio dei piedi, e ovviamente toccando con due piedi sei comunque stabile, non me la sento troppo alta. Io vi ricordo che sono alto 1,76 m. Bene ragazzi, allora questa prova è finita anche oggi, mi raccomando, spaccate tutto su quel monitor, mettete like, dislike, sottoscrivetevi, scrivete commenti, fate casino, un po' di rock and roll, e noi ci vediamo alla prossima prova.